Curcio, complimenti, un ottimo primo tempo, state vincendo. Grazie. 4-1. Cosa vi serve per chiudere questa partita? Dobbiamo giocare un po' più il pallone, anche se lo stiamo giocando bene. Purtroppo ho preso il gol, ho fatto una mezza papera e mi dispiace perché 4-0 era molto meglio di 4-1. Hai fatto delle belle parate in compenso. Sì, grazie. Hai mantenuto il risultato, si può dire che l'hai mantenuto anche tu, perché un paio di tiri era... Vabbè, anche la squadra. Però hai fatto delle parate importanti. Ora cerchiamo di gestire la partita. Bocca al lupo. Non è campo. Baratto, state giocando benino, però non è bastato. Loro sono più cinici davanti alla porta. Cosa vi serve nel secondo tempo? Sì, stiamo giocando bene perché alla fine stiamo facendo una partita, loro ripartono e segnano, perché siamo sempre scoperti. Purtroppo ci manca anche un difensore, stiamo un po' alternando il terzo difensore dietro. E naturalmente il portiere loro è bravo, quindi dobbiamo fare sempre qualcosa in più. No, complimenti anche a te comunque. Grazie. In bocca al lupo, ragazzi. Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium nel post partita della Snow Cup, che ha visto affrontarsi l'Atletico Calella contro Manchester City. La partita è finita 7-5 per l'Atletico Calella. Andiamo dai due migliori in campo, Olmo e Isernia. Andiamo prima dalla squadra che sfortunatamente purtroppo ha perso. Isernia, complimenti a te, hai fatto 5 gol. Stasera forse è mancato poco rispetto all'altra squadra, perché comunque eravate forti entrambi. Poteva finire anche con un pareggio, però alla fine siete crollati. Ce la siamo giocati, specie aver dato concesso tutto il primo tempo agli avversari. Abbiamo chiuso 5-1 sotto. E ovviamente poi risulta difficile poter rimontare. Ce l'abbiamo fatta, eravamo arrivati 5-5. Poi sul finale siamo crollati. Lo sforzo fisico di tutto il secondo tempo, costantemente in attacco, ha pagato negli ultimi minuti. Mi spiace, però va bene così. Abbiamo giocato comunque un'ottima partita. Beh sì, calcolando anche comunque la prima. Dobbiamo rodare un po' come squadra. Però è un'ottima prestazione per essere la prima. Sì. Isernia, ti vuoi dedicare questo migliore in campo? Dedico comunque alla squadra che ce l'ha messa tutta, nonostante poi che abbiamo una sconfitta. Complimenti, un bocca al lupo per il proseguo. Olmo, complimenti alla tua squadra. Nel finale avete dato il meglio di voi e forse stavate anche fisicamente meglio, perché loro nel secondo, cioè all'ultimo, sono proprio crollati. No, guarda, io la verità la vedo diversamente, nel senso che il primo tempo abbiamo giocato sicuramente meglio noi ed è finita appunto 5-1, mentre invece il secondo tempo hanno giocato molto meglio loro. Allora, voi siete calati mentalmente? Esatto, invece questo siete calati mentalmente? Io credo che alla fine, esatto, credo che fisicamente loro nel secondo tempo ci hanno sopraffatti e sono riusciti a pareggiare. Il ragazzo Achille è molto bravo, ha fatto 5 gol veramente di ottima fattura. Però poi negli ultimi due minuti loro avevano raggiunto il pareggio e magari forse si sono appagati, non so, però sa che, o forse volevano proprio per cercare di vincere, si sono sbilanciati un po' troppo e noi l'abbiamo punito e siamo riusciti a vincere, quindi. Cioè, la vostra partita è stata quasi impostata in questo modo. Loro attaccavano, sì, la maggior parte dei gol li avete fatti. Loro, sì, loro hanno tenuto, soprattutto il secondo tempo, ripeto, il pallino del gioco in mano, pareggiavano molto bene, sia con Achille e un altro ragazzo, i terzini correvano molto, no, hanno giocato quasi completamente loro, secondo tempo, facendo questo hanno sbagliato. Arrivati sul punteggio di 5-1 non dovevamo lasciare così, perché loro potevano tranquillamente pareggiare e vincere questa partita. Vabbè, quindi abbiamo migliorato. A chi vuoi dedicare questo migliore in campo? Lo dedico alla squadra, gli assenti, oggi è stata la prima e dobbiamo ancora recuperare qualche elemento importante, speriamo di toglierci qualche soddisfazione, sicuramente. E va bene così. Complimenti e bocca al lupo per il proseguo. Grazie. Ciao ragazzi.